Ad Aci Sant'Antonio i carabinieri hanno arrestato un operaio per maltrattamenti in famiglia, a Mascali invece l'autore di un furto. Avvicendamento in giunta ad Acireale, lascia l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Giuseppe Sardo, presto nuove facce in giunta e in consiglio. Torrente Pozzillo, il letto del corso d'acqua si presenta invaso da arbusti e serpaglie, sollecitata la polizia per evitare possibili rischi e esondazioni. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter, benvenuti, all'interno del quale ci occuperemo di tassa sui rifiuti. Ad Aci Sant'Antonio infatti crescono i dati sulla differenziata e sul compostaggio domestico. Per i cittadini questo significa un risparmio del 4% sull'aliquota. Poi continueremo a parlare di elezioni politiche verso le elezioni politiche del 4 marzo. Ieri sera infatti l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato alla Camera, l'onorevole Nicola D'Agostino. E infine parleremo del Carnevale di Acireale, andato in archivio il primo weekend, si guarda adesso al giovedì grasso per le giornate clou, stilato un piano parcheggi. In apertura però la cronaca che ci porta ad Aci Sant'Antonio per un caso di violenza familiare, dove i carabinieri hanno arrestato una 36enne del posto che ha aggredito la moglie sotto gli occhi della figlia di 5 anni. Sentiamo. Calci e pugni alla moglie in presenza della figlioletta di appena 5 anni. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, allertati telefonicamente dai vicini di casa della donna. I militari sono entrati nell'abitazione ed hanno bloccato e ammanettato l'aggressore. La donna coetanea del marito, il 18 gennaio scorso, aveva già denunciato ai carabinieri le continue vessazioni del coniuge, raccontando di come il rapporto si fosse ormai deteriorato. La scorsa notte, al culmine dell'ennesima lite, l'uomo non ha esitato, pur trovandosi in presenza della figlia, a colpire la consorte che, per sfuggire alla furia dell'aggressore, si è dovuta rifugiare con la bambina in casa di una vicina. La vittima, medicata nella locale guardia medica, è stata giudicata guaribile in 5 giorni per delle lesioni alla gamba destra. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ai domiciliari in casa di un amico a Catania. A Zafferana, invece, i carabinieri della stazione di Sant'Alfio hanno arrestato nella flagranza un pastore di 53 anni del posto, pregiudicato, ritenuto responsabile di furto aggravato. I militari, insospettiti da una Fiat 1 ferma in una via di Mascali, carica di cerchi di ferro del tipo utilizzato per cingere le botti da vino, hanno atteso solo pochi secondi per fermare ed ammanettare il ladro mentre stava entrando in auto e guadagnare la fuga. I carabinieri hanno accertato che il malvivente, tramite effrazione, poco prima era entrato nell'abitazione di una donna residente nella provincia di Torino, proprio per rubare quegli 11 cerchi in ferro per botti enologiche. L'autovettura è stata sequestrata poiché priva di copertura assicurativa, come peraltro i numerosi arnesi da scasso trovati nel bagagliaio. E andiamo ad Aci Sant'Antonio, dove cresce la percentuale sulla raccolta differenziata e sul compostaggio domestico, influendo così sull'aliquota relativa alla tassa sui rifiuti. Sentiamo. Ad Aci Sant'Antonio il pagamento del saldo Tari previsto entro il 31 gennaio è stato posticipato al prossimo 28 febbraio. Un allungamento dei tempi che non è stata l'unica sorpresa gradita. Comunicato infatti un abbattimento dell'aliquota del 4%. Un risparmio favorito dall'implemento della raccolta differenziata e del compostaggio domestico. A questo proposito sono davvero tanti i cittadini che hanno richiesto al sindaco Santo Caruso la riapertura dei termini per farne richiesta. Chi pratica lo smaltimento domestico dei rifiuti ha infatti un notevole sgravio sulla bolletta, stesso sgravio che si ritroveranno i cittadini più virtuosi che hanno conferito direttamente presso l'isola ecologica. E a proposito di smaltimento dei rifiuti, ad Aci Sant'Antonio arrivano anche dei cestini speciali. Tutte le farmacie del paese sono state, infatti, dotate di appositi contenitori per permettere il conferimento dei farmaci scaduti. Le batterie scariche, invece, potranno essere smaltite in degli appositi contenitori installati accanto a 2 postazioni delle case dell'acqua. Ricordiamo una su Piazza Europa nel centro cittadino e l'altra su una delle 3 piazzette delle frazioni di Lavinaio. Un'altra novità arriva invece dal fronte lavori pubblici.
Proprio ieri sono stati avviati i lavori di ripavimentazione della piazza Pio XI, antistante la chiesa di Santa Maria la Stella. Un lavoro per il quale è stata destinata una cifra di 40.000 euro e che prevede un adeguamento dell'area a tutti i crismi previsti dalla legge. Verranno insomma abbattute le barriere architettoniche e l'ingresso della piccola frazione sarà più decoroso. E parliamo invece del torrente Pozzillo, in quanto è stata sollecitata la pulizia del corso d'acqua da arbusti e serpaglie. Il comune di Acireale in tal senso ha predisposto un progetto in attesa del reperimento dei fondi. Torrente Pozzillo, occhi puntati sul corso d'acqua che parzialmente costeggia la via Sonnino per sfociare poi nel contesto della frazione. Se finora la stagione invernale ha visto poche piogge, lo stesso naturalmente non si può prevedere per le prossime settimane, per cui nei residenti di Pozzillo cresce la preoccupazione, visto che nel letto del torrente ormai da anni esso non viene ripulito da eventuali rifiuti, ancora arbusti e sterpaglie. Una situazione di cui si è fatto carico il consigliere comunale Rito Greco, il quale già qualche mese fa aveva avuto modo di sollecitare un intervento di bonifica dei luoghi in maniera tale da rendere agevole e senza possibili pericoli di esondazione il deflusso delle acque piovane. Un'azione proficua del consigliere Greco, che ha visto quindi il sindaco Roberto Barbagallo impegnarsi in tal senso, pure in prima persona, dando mandato ai tecnici della protezione civile dell'ente di svolgere un sopralluogo per la predisposizione di un progetto, così da procedere quindi ai dovuti interventi di pulizia. Tutto bene, se non fosse che, come già per altre situazioni, come ad esempio per la manutenzione del manto d'asfalto oppure per il ripristino delle lampade della pubblica illuminazione, occorre ora reperire i fondi da impegnare per l'attuazione della pulizia del torrente Pozzillo. Questo pomeriggio ad Acicatena, con inizio alle 17 nell'auditorium Orazio Vecchio in via 4 novembre, l'amministrazione Oliveri ha promosso un incontro aperto alla città, associazioni, commercianti, artigiani, imprese e quant'altro per illustrare i dettagli del bilancio partecipativo. La politica sarà protagonista nella seconda parte del nostro telegiornale, intanto ci fermiamo per una pausa, tra poco. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Acicatena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Fantastico, esclusivo, divertente! Carnevale di Acireale. Lascia a casa i problemi e sarai protagonista dello spettacolo delle meraviglie. Dal 3 al 13 febbraio, Carnevale di Acireale. La magia dei grandi personaggi in cartapesta. Le maschere, le luci, i sorrisi, la musica. Il divertimento nel cuore barocco della città. Carnevale di Acireale 2018. Omaggio al maestro Rosario Lizio. Per info carnevalediacireale.it o 095 89 52 49. Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast, in piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 2022. È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da Reidani. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Lighter.
Cerchi un regalo speciale per una persona speciale? Vuoi regalarti un oggetto particolare ben rifinito? L'angolo dei desideri di via Vittorio Emanuele III 46 a Santa Venerina è in grado di realizzare i tuoi sogni. Idee in regalo delle migliori marche, orecchini, bracciali, anelli, collane della Stroili che impreziosiscono il tuo look e ti rendono esclusiva. Pelletteria, orologi, borse e pupi con un design moderno ed elegante adatto a tutte le età. E per un San Valentino speciale affidati all'angolo dei desideri. Vestiti di allegria, Carnaval, i più simpatici costumi in maschera dei personaggi del momento. Carnaval, sorridi e Carnaval, ti vesti in maschera. I super pigiamini, Ladybug, Catwoman, le principesse Anna e Frozen, Zorro, Cappuccetto Rosso e i simpatici peluche, anche per i più piccoli e tanti altri. Carnaval, grande assortimento di costumi in maschera per tutte le età. Ad Acireale, in via Romeo 7, di fronte al Palazzo di Città e in corso Umberto 212. Carnaval, sorridi e Carnaval. Ben ritrovati, la politica in apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale. Avvicendamento in giunta ad Acireale lascia difatti l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Giuseppe Sardo. Gli sviluppi nel servizio. È un'esperienza che mi ha visto personalmente, mi ha visto crescere sotto l'aspetto delle mie competenze, mi ha visto far conoscere un mondo. Come dicevo prima, il mondo burocratico che adesso mi fa vedere le cose in maniera diversa rispetto a come sono. E ripeto, sono esperienze che io auguro chiaramente a tutti di fare, soprattutto per chi ha fatto sport, poter governare, tra virgolette, il mondo sportivo ad Acireale è stato davvero ed è tuttora un grande onore per me. È stata l'ultima uscita ufficiale da assessore allo sport. Giuseppe Sardo, partecipando a filo diretto con l'amministrazione, programma andato in onda ieri sera sulla nostra emittente, ha anticipato le sue dimissioni dalla carica di assessore. Dimissioni non certo a sorpresa, ma frutto di una turnazione prevista sin dall'insediamento della giunta Barbagallo all'interno del gruppo consiliare Giovani Cambiamo Acireale. La giunta Barbagallo si ritrova così con due caselle da riempire, una delle quali, presumibilmente, resterà vacante sino alla fine del mandato ed è quella che si richiama alle forzate dimissioni dell'assessore Rory Pietropaolo qualche anno fa. In questo caso, invece, le dimissioni liberano un posto in giunta dove, secondo indiscrezioni, sarà nominato l'attuale consigliere comunale Andrea Quattrocchi, che a sua volta libererebbe un posto in consiglio comunale, favorendo l'insediamento in consiglio del primo dei non eletti del gruppo Giovani, vale a dire Giovanni Vasta, già presidente della Consulta Giovanile. Tornando alle dimissioni dell'assessore Sardo, il sindaco ha voluto ringraziarlo personalmente e da primo cittadino. Per il grande impegno, dice il sindaco Barbagallo, e il lavoro svolto a servizio della città e della comunità. Giuseppe Sardo, continua il primo cittadino, ha dato un contributo importante all'attività amministrativa e si è affacciato con entusiasmo e serietà alla vita politica cittadina. Ricordo, aggiunge ancora il sindaco, che il progetto di Cambiamo Acireale ha avuto come cuore pulsante un gruppo di giovani che con grande generosità e passione hanno voluto rimboccarsi le maniche e impegnarsi in prima linea per la loro città. Il contributo di Francesco Carrara prima e di Giuseppe Sardo dopo è stato prezioso. Non si sono risparmiati, sono stati sempre presenti per lo sport e per i giovani e sono l'espressione più bella e pulita di Cambiamo Acireale e di questa amministrazione. Ci spostiamo invece a Riposto, dove è iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le comunali. Dopo l'annuncio del sindaco Enzo Caragliano di ricandidarsi, cominciano ad ufficializzarsi gli altri nomi. Nella sede del PD lo scorso sabato l'avvocato Carmelo D'Urso ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura a sindaco. E alle obiezioni sulla sua età avanzata, l'esponente politico e ormai 81enne ha risposto con una frase eloquente: non
conta l'età, contano i valori in cui credi. Tra i primi punti ineludibili del programma figurano il risanamento finanziario, la riforma degli uffici e la stabilizzazione del personale a tempo determinato, la valorizzazione delle consulte, la conferma delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale e la variante del PRG. Parliamo invece delle elezioni politiche del 4 marzo. Ieri sera, difatti, l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato alla Camera, l'onorevole Nicola D'Agostino. Vediamo. Grande partecipazione ieri sera in Piazza Europa al Civico 30 per l'inaugurazione del comitato elettorale dell'onorevole Nicola D'Agostino, candidato alla Camera, al collegio uninominale di Acireale alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Si apre quindi ufficialmente la campagna elettorale, una nuova avventura dopo quella per le elezioni regionali che vede mantenere come obiettivo la centralità del territorio. Credo che questa città in maniera particolare abbia necessità di avere un rappresentante all'altezza della situazione a Roma, che lavori per il proprio territorio, che porti risorse al proprio territorio, che difende il proprio territorio. Troppo spesso negli ultimi anni ci siamo trovati indifesi, non ci siamo trovati tutelati. Ecco, dobbiamo fare in modo che anche da Roma, come è stato per Palermo, anche grazie al mio impegno, ci sia, come dire, sia riconosciuta l'esistenza di Acireale e che quando ci sono opportunità, queste opportunità possano essere colte dai nostri cittadini, dai nostri imprenditori, dalle nostre istituzioni. Così non è stato nel passato, abbiamo visto che da Roma c'è stata proprio una totale assenza di confronto e di considerazione per il nostro territorio. Credo che questa mia candidatura abbia questo significato e spero che partendo da questo significato si possa arrivare a vincere questa campagna elettorale e ottenere risultati per tutti noi. All'apertura del comitato del deputato regionale di Sicilia Futura, presente anche il candidato del centro-sinistra al Senato, collegio uninominale di Acireale, l'onorevole Giovanni Burtone. Un luogo di incontro e di confronto con i cittadini è quello che si prefigge essere il comitato elettorale. E fino ad ora ci sono state tante occasioni mancate. Dobbiamo trasformare queste occasioni mancate in occasioni da cogliere, però dobbiamo essere preparati e per essere preparati dobbiamo essere al posto giusto al momento giusto. Bene, chiudiamo questa seconda parte dedicata alla politica. Ci occuperemo del carnevale e delle prossime iniziative nella terza parte del TG. A tra poco. Il Carnevale di Acireale in diretta su Etna Espresso Channel. Dalla città di Re Burlone, l'allegria del Carnevale la vivi in diretta. Sabato 10 dalle 17 alle 21, martedì 13 dalle 18 alle 24 e in differita domenica 11 e lunedì 12 sarà trasmesso il concorso dei bambini in maschera. Etna Espresso Channel, l'allegria del Carnevale la vivi in diretta. Operazione Sacco Matto. Il centesimo. Due combinazioni di prodotti ad un prezzo pazzesco. Scopri di più su www.ilcentesimo.it. Saldi caldi da Pascià. Approfitta per vestire la tua casa. Oggi puoi farlo con poco. Biancheria, tende, tappeti, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e ancora un nuovo assortimento di articoli per neonati. Scopri la convenienza dei saldi caldi di Pascià. Via Dottor Oreste Scionti, 48-50-52, ultima traversa di Corso Umberto, Acireale. Pascià, veste la tua casa. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 4441.
Venerdì 9 febbraio c'è il concorso dei bambini in maschera. L'appuntamento con gli stravaganti costumi confezionati da mamme e nonne per la gioia dei più piccoli. Le iscrizioni, fino a un numero massimo di 40, sono gratuite e si chiudono il 7 febbraio alle ore 12. Se volete partecipare con i vostri piccoli, iscrivetevi presso gli uffici della Fondazione Carnevale Acireale in via Ruggero 7 5. Per info 095 89 5257. Appuntamento al Teatro Turiferro, venerdì 9 febbraio ore 16. Nel corso dello spettacolo, simpatici ospiti per i bambini. Parcheggio gratuito, Cortile San Luigi. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris Acireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Riprendiamo parlando del Carnevale di Acireale che si appresta ad entrare nel vivo dopo il successo del primo fine settimana. Numerosi di fatti, gli appuntamenti previsti. Sentiamo. Il successo di pubblico è sotto gli occhi di tutti. Il Carnevale di Acireale dimostra di essere grande, soprattutto grazie alle opere d'arte dei maestri della cartapesta. Così il presidente della Fondazione del Carnevale, Antonio Belcuore, commenta il primo fine settimana della kermesse più divertente dell'anno, che da giovedì 8 febbraio entrerà nel vivo. Giovedì grasso alle 16, appuntamento con scuole in maschera, sfilata di gruppi mascherati scolastici e maschere isolate lungo il circuito tradizionale del Carnevale. Venerdì 9 febbraio sarà la volta del concorso Bambini in Maschera al Teatro Turiferro e alle 22 ballando a Carnevale con la partecipazione delle scuole di danza Acesi in Piazza Duomo. Sabato 10 febbraio lungo il circuito sfileranno i carri allegorico grotteschi alle 16 e alle 22 balla coi carri, festa in maschera in diversi punti del circuito. I carri si trasformeranno in vere e proprie discoteche all'aperto con diversi generi di musica da ballare, dance commerciale, latinoamericano, anni 60 e 70 e balli di gruppo. Domenica 11 febbraio alle 11.30 parata di posizionamento dei carri che riprenderanno la sfilata lungo il circuito dalle 15. Il penultimo giorno, lunedì 12 febbraio, appuntamento con Carnevale Vintage, ovvero la giornata storica dei fiori. Le macchine infiorate degli anni 60 sfileranno lungo il circuito tradizionale. Martedì 13 febbraio, l'ultima sfilata dei carri allegorico grotteschi e alle 23 la premiazione delle opere dei maestri della cartapesta e dei vari concorsi chiuderà l'edizione 2018 del più bel Carnevale di Sicilia. Ed intanto in riferimento alle giornate clou del Carnevale di Acireale sono stati predisposti una serie di parcheggi dalla Polizia Municipale, fissate inoltre le tariffe giornaliere. Sentiamo. Carnevale di Acireale ha funzionato il piano viario predisposto dal comando della Polizia Municipale anche per agevolare con uno specifico piano parcheggi l'afflusso in città di auto e pullman. Per le giornate clou della manifestazione, e in tal senso vengono quindi ad essere considerate quelle di sabato, domenica e martedì prossimo, quest'ultima inerente alla conclusione della manifestazione carnacelesca, sono stati quindi predisposti luoghi adibiti a parcheggio. Ecco nel dettaglio la dislocazione e il costo relativo. Per le auto e moto abbiamo quindi piazzale Francesco Vecchio, ancora il parcheggio su tre livelli posto in via Galatea e inoltre l'area antistante l'ingresso del Pala Volcan. La tariffa unica giornaliera è stata fissata in 5 euro. Per gli autobus abbiamo invece via dello Stadio, piazzale Olimpia e largo Vito Finocchiaro, tutti luoghi gravitanti a ridosso dello stadio Tupparello. Per i bus fino a 19 posti il costo previsto con tariffa unica giornaliera è di 20 euro, mentre lievita 50 euro per i mezzi con più di 19 posti. Nei luoghi citati dalle 7 alle 24 sarà vigente il divieto di sosta con rimozione per i veicoli diversi da quelli indicati. Il provvedimento viene esteso pure ad Aciplatani su via Antonino Bonaccorsi nel tratto compreso fra le vie Seminara e Piazza Olimpia, per i veicoli diversi dagli autobus e su tutta piazza Agostino Pennisi, viale Libertà e via dell'Agrumicoltura, in quanto aree di fermata e manovra dei bus.
Istituito infine pure il divieto di fermata per i bus nelle vie Firenze, Wagner, Salvatore Vigo, Viale Libertà, Via delle Terme, Statale 114, nel tratto compreso fra Santa Maria delle Grazie e Viale Colombo. Domani, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo, l'assessorato alla pubblica istruzione, servizio di psicologia scolastica e l'associazione forense Acese presenteranno il progetto Bullismo Contro, come riconoscere e affrontare il bullismo scolastico. Un progetto, ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Adele Danna, che si rivolge alle scuole secondarie di primo grado di Acireale ed è articolato in diversi interventi che coinvolgono gli studenti delle classi seconde, gli insegnanti, i familiari e la cittadinanza tutta. La proposta progettuale, che prevede come primo passo la rilevazione del fenomeno, si avvale del supporto scientifico del professore Santo Di Nuovo, ordinario di psicologia giuridica presso l'Università degli Studi di Catania, e della professoressa Paola Magnano, assistant professor dell'Università degli Studi La Core di Enna. E sempre l'assessore Adele Danna comunica che sono in consegna presso i locali dell'assessorato ai servizi sociali di Via degli Ulivi 21 i biglietti della ditta Zappaletto Risi riservati alle persone anziane per l'anno 2018. I giorni di ricevimento sono da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e martedì dalle 15.30 alle 17. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Nubi sparse al mattino, lasciando spazio al cielo sereno nel pomeriggio. Minime e massime, lieve calo, fermandosi tra i 10 e i 13 gradi. Venti moderati o forti, mari molto mossi. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con l'informazione di TG Reporter è domani alle 13.40. Grazie per averci seguito.